Pareggio, dici tu, Thomas, che dici? Ma io credo che l'Inter la può portare a casa, giocando in casa, entusiasmo, partita fondamentale, perché sai, poi dopo c'è la sosta Scusa e... Thomas, grande tacco di Barella, ora Mamma il mia, cross vedi? di Di Marco per Darmian che non riesce a indirizzare il pallone verso la porta. Bella l'iniziativa di Nicolò Barella che ha liberato Di Marco sulla fascia, si trovano a memoria il colpo di Bello. tacco, il cross, né Thuram e né poi Darmian Infatti. fuori, però dallo specchio della porta è riuscito a chiudere verso la rete. Quindi prima occasione Per l'Inter. potenziale per l'Inter, Sì, no, dicevi? stavo dicendo che è fondamentale questa partita, innanzitutto perché gioca con una grande squadra, finalista e ha vinto anche il trofeo, quindi una grande squadra. E poi dopo la sosta hai Monza e poi c'è il derby, quindi secondo me sono fondamentali questi 3 punti. Francesco? Stavo guardando la panchina dell'Atalanta senza i lungodegenti assenti e hanno Rui Patricio, Rossi, Toloi, Godfrey, Cuadrado, Lookman e De Ketelaere, Rotracassa, Palestra, Riccio, che sono dei giovani. Questa è una squadra che deve dimostrare di essere cresciuta anche con le defezioni, secondo me. Cioè l'Atalanta è partita benissimo con un 4-0 a Lecce, poi è crollata con il Toro e adesso ha un banco di prova importante. Io ritengo Bresciani un giocatore molto interessante, voglio vedere cosa combina oggi, ma l'Atalanta di adesso non è l'Atalanta che vedremo a stagione in corso completa. Cioè, se dobbiamo dire delle cose, è che l'Inter oggi ha la formazione praticamente titolare rispetto a quella dell'Atalanta, ce l'ha completamente titolare, Tutti. mentre l'Atalanta gli mancano, Sì. secondo me, almeno un paio di titolari. Occhio, eh. Ancora bella Grande azione azione tra dell'Inter. Pavard, Mkhitaryan, Thuram, e il E gol andiamo! dell'Inter! Autogol di Jim City! Palla messa insieme in mezzo, sfortunato il difensore Dai, dai! dell'Atalanta che nel tentativo di anticipare il cross in mezzo la butta nella sua porta, raso terra dove carne secchi non può arrivare, impossibile da leggere. Questo tiro nella propria porta, Jim City sfortunato, ma l'Inter che era andata ancora prepotentemente in area di rigore in verticale, Mamma mia, Darmian, Mkhitaryan, il colpo di guarda, tacco di Pavard, ancora Mkhitaryan per guarda, Thuram che la mette è in gol, mezzo, guarda, c'era Lautaro che stava arrivando, quindi comunque Jim City doveva intervenire, ma non così di sinistro, un po' sfortunato il difensore albanese dell'Atalanta. Inter già in vantaggio, si mette bene la partita. Ecco, stavo proprio dicendo questo, i titolari, soprattutto in difesa, non solo in attacco, Jim City, Ruggeri posizionato da terzo, centrale, e qua il gol di Jim City, cioè questo è un autogol pieno. Sì. Sì, Sì, allora, questo è proprio era un autogol, cross. Posso perché dirti una cosa? era un cross Era un questo, cross. Secondo Marco. me, storicamente, Gasperini soffre l'Inter. Se andiamo a vedere l'Inter, è statisticamente la squadra che fa meno dribbling in Serie A. Okay? L'Atalanta difendendo uno contro uno a tutto campo, viene tagliata fuori dal sistema difensivo dai veloci passaggi, come in questa situazione da parte dell'Inter. Per quanto poi l'Atalanta, al di là delle defezioni, e in questo caso c'è un posizionamento sbagliato da parte di Jim City perché non rimane a contatto con l'uomo, ma ha un atteggiamento più passivo, cioè vedo che occupano più lo spazio, stanno più bassi rispetto ad andare ad alzarsi come fanno di solito, cercare di contrastare il giro palla fin dall'inizio. Forse era una tattica per cercare di avere un po' più di copertura difensiva, è partita proprio male. Comunque è Sì. una bellissima azione dell'Inter e Sì. se non, secondo me se non toccava la palla arrivava Lautaro Perché era in vantaggio nel movimento sul esatto, nel marcatore, sì. movimento e poteva spingerla dentro Però Lautaro. non lo sai questo, perché il No, giocatore gli era di sì, fianco e certo. Cioè, Moneta è andata bravo. anche bene, Gli è così arrivata, gli è tanto. arrivata. La palla, La palla, no, dico, sì, no. appunto, questo Vabbè, sto chiedo dicendo, gli è scusa andata dell'Atalanta bene che prova a sull'altro reagire lato. con Zappacosta sulla sinistra, alza la testa, torna da Ederson, ancora si va dalla parte sinistra d'attacco con il cross molto lungo, Attenzione, troppo Axel, lungo per palla. tutti. E quindi palla che sfuma via lontano. Samardžić scelto ai giocatori che diceva prima Francesco sono in panchina. Allora, intanto recuperato Lookman, ma da soli 2 giorni si sta riallenando praticamente in gruppo. E poi De Ketelaere che in questo inizio di stagione ha sempre giocato a fianco a Retegui. Invece, oggi gli è stato preferito Samardžić dal primo minuto. Manca anche Zaniolo. Ieri Gasperini, insomma, non ha usato proprio parole bellissime, nel senso che dice sono 2 mesi che è con noi, ma adesso è fermo Ma al diciamo che gli palo. ha tirato proprio una bordata mica da ridere, cioè Eh sì. scommessa persa ad oggi, ha detto, però insomma l'ha già Sì. bollato abbastanza. No, mi fa sorridere che non eravamo ancora neanche entrati in cronaca perché stavamo facendo un giro di commenti e l'Inter è già in vantaggio, Michele. E non so se è una, così, un qualcosa di No, beneaugurante, ma allora, certo nella si è scorsa messa bene. stagione era una caratteristica, infatti, tante squadre, se vi ricordate, soprattutto se ne è parlato per i derby, no? L'Inter parte sempre forte a San Siro, nei primi 20 minuti cerca di portarsi in vantaggio. Qua però, insomma, è vero, anche Thuram, tra l'altro, è uno che ha procurato diversi autogol l'anno scorso, ma qua è un po' come dicevate voi, Jim City deve provare alla Bravo. disperata perché, come raccontava Thomas, in mezzo all'area c'era Lautaro che stava prendendo la posizione e Sì. poi un po' la sfortuna, un po' comunque la bravura della velocità con cui l'azione si è sviluppata sulla destra. Certo che Thuram nelle difese italiane
fa spesso danni ed è partito fortissimo quest'anno con due gol col Genoa, migliore in campo. Infatti, e poi nella seconda partita il rigore procurato. Secondo me è bravissimo lui, Thuram, a mandare fuori giri la difesa con due giocate, perché prima la dà, poi la riprende e la dai dentro l'area di rigore. Molto Jim City è stato, bravo. È molto lontano da Lautaro, cioè è quasi a ridosso della linea laterale di destra, dell'area corta, dell'area di rigore. Scivola, ma fa una roba che un centrale di livello non fa. Lautaro c'era un altro difenso, io parlavo di dietro, tra Lautaro e Jim City. Tra Jim City e l'altro centrale dell'Atalanta che era su Lautaro, ci sono 5, 6, 8 metri. Tanto punizione per l'Inter sul centro-destra, posizione molto invitante, ci sono Di Marco e Çalhanoğlu, ma da lì batte sempre Çalhanoğlu perché il destro, anche se vanno tutti e due, il mancino e il destro sulla palla. Vediamo Di Marco che alza la mano, probabilmente chiama qualche schema, ma sarà credo Hakan Çalhanoğlu quasi sicuramente a tirare in porta lì di destro. Barriera posizionata sulla destra per quanto riguarda la visuale di Carnesecchi. Vediamo il numero 20 dell'Inter che è andato in gol sul rigore. Parte Di Marco che tocca per Çalhanoğlu, il tiro, la parata di Carnesecchi. Non tira a giro, ma il tiro è forte, un po' alla Lothar Matthäus quando Thomas, ti ricordi, faceva partire quelle cannonate al limite dell'aria. Partita fortissimo l'Inter. Forza ragazzi, sì, spinta anche dal suo pubblico che ha riempito lo stadio anche oggi. Atalanta in grande difficoltà, Inter che insomma la vuole, non dico chiudere, ma vuole già il raddoppio. Ma è l'atteggiamento dell'Atalanta che mi... Infatti è vero, molle, l'Atalanta è molle. Molle, basso, un baricentro basso, se vediamo, sceglie di far giocare i tre difensori dell'Inter quasi sempre a destra, gioca Pavard. Comunque posso fare una considerazione extra campo? L'Inter è partita molto forte, sì, lo stadio è pieno, ma quello è una cosa solita. La novità invece è che quest'anno è partita molto forte, per esempio la Juventus che è prima in classifica. Siccome io sento l'umore dei tifosi dell'Inter, c'è molto c'è scetticismo sull'Inter. È vero. Cioè, le altre hanno fatto il mercato e l'Inter non si è mossa, quest'anno le altre sono più forti, ma ve lo giuro. Ma la nostra grande ci credo, ma lì è... Allora, sì, questo prima, magari la squadra... Ma i tifosi, però. Se lo so, da tifosi, no, da tifosi. Il tifoso, vedendo che gli altri comprano, magari no, a quella cosa lì. Io, Paolo, contrasto tantissimo questo pensiero, perché l'Inter doveva fare poche cose. No, ma ti posso dire, se vogliamo dire trovare proprio una sporcatura, una spigolatura dell'Inter sul mercato, è che non hanno fatto Gudmundsson. Sì. Però Paolo, questo lo dicevo in chiave, che la squadra potrebbe anche per questi sentimenti che ci sono nell'aria, anche caricarsi molto, perché sente c'è tanta voglia di rivalità delle rivali che si sono rinforzate, Juve e Napoli su tutte, perché hanno fatto un grande mercato. Ma erano più indietro, Anzi. Il Milan, l'Atalanta stessa. Intanto rimessa laterale, lunga di Bastoni da sinistra, la sponda in area di rigore di Pavard che prova a prolungare. Ora c'è Barella di sinistro! Ragazzi, di Nicolò, un sinistro fenomenale del numero 23 dell'Inter che lascia partire veramente una palombella imparabile, dove Carnesecchi, pur bravo Carnesecchi, non può arrivare. Esultanza scatenata dei giocatori dell'Inter che hanno fatto 10 minuti pazzeschi. Internazionale 2 Atalanta 0 dopo 10 minuti. Il gol di Barella è stupendo. Gol veramente bellissimo di Nicolò Barella. Col sinistro si coordina il volo. Mamma mia, in corsa. Posso dire che è imbarazzante l'inizio? No, l'Atalanta erano tutti fermi. Guarda quanto ci ha messo. Lui, grandissimo gol. Non ha fatto nessuno davanti. Ma guarda l'uomo lì a contatto, a 5 metri di distanza. E gli altri tre difensori bassi che ci mettono, cioè passeggiano invece di uscire veloce. Sì. Poi lui ha fatto una grande giocata. Sì, però è un inizio di partita, cioè l'Inter sta facendo benissimo, ma l'Atalanta è imbarazzante a livello di intensità e anche di scelte. Mi sembra in difficoltà capire su chi debba uscire, come deve uscire, sono distanti dagli uomini. Proprio non sembra neanche l'Atalanta. Sì, e qui si torna a quello che diceva Francesco all'inizio della trasmissione, cioè qui bisogna capire, no, l'Atalanta quest'anno come riesce a guarda che panchina oggi, non puoi permettere di tenere fuori Lookman, De Ketelaere, tutti questi qua oggi con l'Inter non lo puoi fare, anche se Lookman non è a pieno, lo devi usare, cioè non nell'ultima mezz'ora, all'inizio, che secondo me questi qua ti tritano. Adesso 2-0, che speri di sperare che nei prossimi 20 minuti non ne prende altri due. No, anche perché non ti sbilanciare. Cioè, no, tra l'altro tu hai detto 4-1 come pronostico prima, e guarda che siamo sulla buona strada. Un Inter così aggressiva, in pressing subito, non la vedi tutte le partite. Vero, ma però Paolo, a San Siro spesso. L'Inter è partita forte, ti posso partita ricordare fortissima. Diverse partite in cui va nei primi 15 minuti, anche col doppio vantaggio. Però... ripeto, i derby sono quelli che ricordiamo di più, ma ce ne sono state diverse. Io una domanda sull'Atalanta ve la voglio fare.
perché non vorrei che dopo il 4-0 di Lecce, in un certo senso ma come riparte l'Inter negli spazi, scusa Francesco, Di Marco che la dà a Lautaro, poi la chiusura, una buona diagonale difensiva di Ruggeri, ma Atalanta in grandissima difficoltà, ancora Inter che recupera palla alta con Mkhitaryan a ridosso dell'area, allarga per Di Marco, tambureggiante l'azione dei nerazzurri che ora però vanno all'indietro da Çalhanoğlu, che allarga per Barella d'esterno, il vice capitano per il capitano Lautaro che tentando di prendere la palla prende involontariamente Jim City, quindi fallo in attacco. Una cosa rapidissima, secondo me è partito proprio con Brescianini e Samardžić al posto della seconda punta, come ha fatto con De Ketelaere in questa stagione, proprio temendo un po' l'Inter, e quindi dice metto un centrocampista in più e ha fatto peggio. Ma infatti è stato, ma infatti allora, sulla carta la scelta adesso l'Inter prende in fila sulla destra, no, con certo. 1-2 perché l'Atalanta ha alzato il baricentro per andare in pressione, che è quello che si è rivelato controproducente, che è il marchio di fabbrica dell'Atalanta, ma che negli anni si è rivelato controproducente con l'Inter perché è bravissima a evitare questo. Il problema è che facendo un piano B, che stando bassa di baricentro, ha fatto peggio, perché in 10 minuti non l'ha mai presa. Non è abituato a fare questo. A parte questo, io non vorrei che tra le diatribe di mercato finali, la parte finale dell'estate, le dichiarazioni di Gasperini un po' qui un po' là, e l'ambiente che ha visto come hanno trattato un giocatore che voleva chiaramente che aveva l'accordo per andare via già da un anno, cioè io non vorrei che avessero rischiato, non dico di rompere il giocattolo perché è troppo grossa come insinuazione, però se l'Atalanta era un posto molto equilibrato, una società molto capace sempre, che non faceva mai presagire niente di strano, quest'anno se ne è parlato fin troppo in tutti i sensi. Sì, è successo di tutto. Gasperini prima si lamenta perché non si sa col mercato cosa succede, poi il rinnovo che non arriva ancora adesso, giocatori adesso in campo che secondo me non sono all'altezza da ora per affrontare una squadra del genere, hai altri in panchina, perché loro li ho letti prima della partita, perché mi sembrava un po' troppo azzardato dopo aver perso col Torino, che ha 7 punti, rischiare partendo così a San Siro con un Inter che doveva vincere oggi. L'altro ha fatto belle partite l'Atalanta, quelle che ha perso, sia col Real Madrid che col Torino. Col Torino rigore sbagliato, palo, traversa. Sì, il Real gli mancava una punta fondamentalmente. Con C'era Real ha retto fino all'1-0, poi comunque il Real Madrid che è una squadra che ha velocità. Ma no, esatto, 7 vite, quindi non... Seguiamo con te questa rimessa Atalanta, sì. Michele, poi andiamo in pubblicità. Sì, intanto una curiosità su Barella, che non è stato convocato in nazionale, perché avrà un'operazione al naso, al setto nasale, sì, in questo periodo di sosta. Era stato concordato con Spalletti, quindi niente di strano. Quindi torniamo in campo, siamo al 14° minuto con l'Atalanta che ora prova a reagire con Ederson e Brescianini, allargano per Zappacosta, ancora per vie centrali dal brasiliano che alza la testa ma è attaccato, aggredita l'Atalanta dall'Inter con Pavard che prova a togliere la palla, non ci riesce. E allora ancora Atalanta che va a sinistra da Zappacosta al limite dell'area di rigore, si accentra per il tiro, Sommer respinge, sbaglia il tapin, non sembrava difficilissimo per Retegui ma in difficile coordinazione. Grande tiro da fuori area di Zappacosta, che ha questa caratteristica anche di accentrarsi quando gioca da sinistra, e bravo Sommer a non farsi sorprendere, ma la palla resta lì. Qua Retegui poteva fare meglio, Pavard se l'era un po' perso però, no, perché l'aveva troppo un po' addosso. Ce l'aveva addosso. No, quasi Sommer un po' sorpreso era coperto. Però diciamo che primo squillo dell'Atalanta, dice ci sono anch'io, ecco. Dopo un quarto d'ora di Inter noi ci fermiamo 2 minuti. Come vedete però la partita non regala momenti di sosta. Con Ravalaldi, se posso. Vai. Giunto le speso 197,5 milioni. Quasi 200 milioni. A bilancio sono 53,8. Perché a parte con Sensao, che viene pagato subito, la Juve pagherà a rate i giocatori. E dalle cessioni sono stati incassati 95 milioni e mezzo. Quindi tutto il resto è stato finanziato, oltre alla Next Gen, dagli incassi, degli ingressi della Coppa Italia, Mondiale per Club e Champions League. Ma io a bilancio sono 70 milioni. Assolutamente, io dico che avete sforato bilancio. No, sono 54, bisogna vedere come li ha bilancio il Milan. E poi ha abbassato il monte ingaggi. Ha abbassato i 50 ingaggi di 50 milioni d'oro. Risparmiando sugli ingaggi vai poi a assolutamente. Trovare delle critiche al mercato della Juve, secondo me ci vuole una bella fantasia, perché meglio di così cosa potevamo fare? Cosa potevamo fare? Ma assolutamente, ma io ti dico. Ma infatti io sono arrabbiato per gennaio ancora. Infatti io ti dico. Hai speso bene, cioè nel senso quello sì, lo che vedremo speso, durante la stagione. Beh, comunque hai ringiovanito la squadra. Sicuramente sì, hai fatto fuori gli esuberi perché vedete tutti. Però Marco, un paio. Se tu contestavi come il Milan, Milan ha speso ha soldi, preso dici. Quello che serviva. No, ma ha preso quelle cifre lì. Però non ha speso quelle cifre lì. Ok, sì, sì, no. Evidente. Il valore dei giocatori non è quello che... La rosa è andata a prendere i giocatori che servivano. Però il Milan aveva speso tanto un anno fa. Il Milan aveva speso tanto un anno fa e non aveva speso altrettanto più. In due stati ha fatto, no? Tanto, più che altro aveva fatto 11 operazioni.
20 milioni sì, però aveva preso tanta da Tonali, da Tonali. Okay, restiamo in cronaca, poi dopo ci torniamo sul mercato. C'è l'Atalanta in avanti, metà primo tempo, sempre 2-0 per l'Inter in virtù dei gol di Jim City nella propria porta, quindi autogol al quarto minuto e poi l'Eurogol di Barella al decimo. Attacca l'Atalanta da sinistra a destra, ora è sul fronte di destra che sviluppa l'azione la squadra di Gasperini, derby nerazzurro, l'Atalanta in maglia bianca essendo ospite. Ora il cross, Darmian che prolunga la traiettoria, palla che vediamo se va in fallo laterale o in calcio d'angolo, a ridosso comunque della bandierina, inquadrato Gasperini che non può essere felice di questa prima parte del primo tempo dei suoi. Per ora l'Atalanta sta provando a reagire con Ederson, torna indietro, alla fine era rimessa laterale e quindi ancora Atalanta da sinistra a destra, ora va per vie centrali con Samardžić, Samardžić che aveva fatto le visite mediche per l'Inter l'anno scorso. Attenzione a rete, qui il tiro alto sopra la traversa, ci ha provato l'argentino, altro giocatore che era andato vicinissimo a vestire la maglia dell'Inter, salvo poi una convocazione di Mancini che ha iniziato a fare alzare il prezzo. Insomma, tanti incroci di mercato, no Paolo, tra Bellanova, Retegui, Samardžić, tra Atalanta. Poteva fare meglio qua Retegui? Assolutamente sì. Sì, beh, però voglio dire, ha tirato da male fuori, è stato pronto a tirare, voglio dire. No, bravo, pronto a tirare, il tiro poteva essere bravissimo a girarsi, a non sentire il contatto con l'uomo, girarsi velocemente. Io avrei scelto la soluzione incrociare. Pure in break a San Siro intanto, perché ricordiamo le prime tre giornate si giocano tutte tra le 18:30 e le 20:45, poi dopo la sosta torneremo a tutti i vari, anzi quest'anno uno in più, saranno 9 gli slot per 10 partite, quindi solo una volta si giocherà in contemporanea alle 15 due partite. Che nostalgia. Che nostalgia del calcio che fu, godiamoci quindi queste contemporaneità tra domani e dopodomani. In 8 contro le partite alle 3. Sarebbe esatto, sì. Però almeno adesso siamo più comodi. Ogni siamo trasmissione più comodi. Ha qualcosa. Esatto. Prima... Così ce le vediamo tutti. Stiamo rivedendo intanto l'autogol. Vabbè, ma è l'azione. È bellissima, poi diciamo che sull'autogol è chiaro che l'Atalanta sì, ma posso dire che secondo me Gasperini ha proprio sbagliato scelta tattica di approccio alla gara. Certo che puoi memore degli insuccessi del passato, aveva paura di concedere questi spazi all'Inter con l'aggressione alta. Però gli ha voluto tenere lo stesso. Ha voluto tenere il baricentro basso, ma non è proprio nella natura dell'Atalanta, quindi è fondamentalmente... Scusa Marco, tu da allenatore, quel cross di Thuram... tu dici l'Atalanta magari sta marcando male, no, perché l'Inter si è liberata al cross col giocatore distante, sì, perché ha fatto quell'1-2 velocissimo, sì, bravissimo, ma il no, problema... dico, sei d'accordo, è una domanda. Allora, il problema è che tu, l'Atalanta è abituata a giocare uomo contro uomo, qui ha cercato di curare molto di più lo spazio, ok, e non sa curare lo spazio, cioè, è evidente che quando perde i riferimenti, che gioca nello spazio, fa fatica, perde anche gli uomini. Infatti perde riferimento, a parte il gol di Barella è clamoroso, sì, sì, no, però come dici tu perde i riferimenti e lui ci trova davanti praticamente mezzo specchio della porta aperto per calciare dove vuole. Sì, nel senso che sul giro palla veloce dell'Inter erano immobili. Sì. Cioè, sì, sono stati presi in mezzo dal giro palla dell'Inter perché non hanno fatto quello che fanno di solito, bravissimo, aggredendo sull'uomo. L'uomo, stando nello spazio, non avevano quei meccanismi di uscita, esatto, e quindi sono sempre in ritardo e hanno favorito l'entrata. E poi affrontare l'Inter è difficile perché se provi ad aggredirla, mi viene in mente il Milan, no, Pioli che ci provava sempre. Beh, lui, attenzione, dai, sbaglia l'Atalanta, allora l'Inter può approfittare con Barella che lancia Thuram nello spazio. C'è Mkhitaryan che arriva da sinistra, non gliela dà Thuram che vuole tirare lui, il tiro deviato, palo! E la palla torna in campo e Carnesecchi stavolta è graziato, quindi Thuram che forse è stato un po' egoista, vi chiedo, la poteva dare a Mkhitaryan di prima? Sì, sì, è buona la palla. Era buono? Comunque, però in ogni caso parlo, quindi occasionissima per l'Inter comunque. Certo. No, io parlo, vabbè, lui aveva a sinistra. Poi, aveva... Ma scusate, ma Ferro può intervenire sulla telecronaca di Borelli per urlando passa, no, passa, perché giocala, cioè, giocala. C'è un'azione di disturbo. Niente qua. Però questo è supporto di tifo. Però voglio dire una cosa. C'è roba... Scusami, Paolo, ci sei persi 10 anni precedenti quando io vincevo i scontri. Lei avevo i banconi che si tenevano alle mani a Catena di Sant'Antonio col Benevento, quindi lascia stare. Senti Paolo, adesso lì quando riceve palla Thuram deve giocarle in mezzo per Lautaro subito, senza andare avanti. Giocala, dai, che fai il 3-0 e chiudi la partita. Ma poi mi distrae Borrelli che Borrelli, pieno patto. Ma siamo in sintonia, ma no, Borrelli è in un altro studio, non facciamo questi spoiler. Thomas, come hai citato Vasco, se ci fosse una possibilità, giocala, giocala, certo. Giocala. No. Comunque non ce l'hanno ancora fatto rivedere,
Però in effetti la sensazione che Thuram sia stato egoista qui c'è. Sì, no, la sensazione che Thuram fosse fuori gioco. Come dicevamo, un grande primo tempo, soprattutto i primi 20 minuti, la prima parte, diciamo fino al cooling break. Poi non so se è stata proprio una scelta quando si sono parlati anche con l'allenatore di cercare di entrare più in modalità gestione o ripartenze. Sta di fatto che voglio premiare comunque questo spettacolo dei primi 20 minuti con un bel lotto a Barella, perché ha coronato insomma questa prima parte di partita con un gol che credo si iscriva insomma alla galleria dei gol più belli. Quindi 8 per Barella, e poi un Thuram scatenato. È vero che a volte è stato un po' anche magari egoista, però glielo chiediamo spesso anche di esserlo per diventare più numero 9, e ha comunque causato poi in qualche modo anche l'autogol di Jim City con quel cross. Quindi gli do 7,5 a Thuram, inserisco anche lui, e poi tra gli altri ci sono tanti positivi. Voglio inserire Di Marco, che mi piace sempre come interpreta queste partite, quando l'Inter dà brio, fantasia, ritmo. Di Marco gli do 7. Un bel 7 a Di Marco. Quindi Barella, Thuram, Di Marco, siete perfetto, Thomas, siamo in sintonia, perché avrei votato questi tre io. Di Marco molto bene, sia nel centro del campo, a sinistra. Poi in crescita Mkhitaryan rispetto alle prime due partite, avrebbe dovuto mettere anche lui con un 7. Però insomma Di Marco ha fatto delle giocate anche belle da vedere, ruba un po' di più l'occhio. Arriviamo a quelli che invece non ti sono piaciuti, se ci sono, perché potrei dire per esempio Lautaro 6, nel senso che si vede che non è ancora brillante, però nello stato di forma in cui è, cerca di mettersi a disposizione per il suo massimo. Cioè il mister gli ha chiesto anche di partire titolare, poteva scegliere Taremi sapendo che non è Lautaro al 100%. Però diciamo che adesso tu gli hai dato 6, ci può anche stare, l'Inter sta vincendo e tutto, però primo tempo di Lautaro abbastanza anonimo, mi pare. Sì. Aggiungo. Ma qualche contrasto, aggiungo anche la palla in cui ha tagliato. Lautaro nelle ultime 10, o Lautaro, decidete voi. Sì. Nelle ultime 10 di campionato dell'anno scorso ha fatto un gol. Un gol, è vero, a Frosinone. Dopo la Coppa America fatta benissimo, da protagonista, da protagonista assoluto, fa un po' fatica a rientrare, poi magari adesso finiamo di parlare, dopo un minuto e mezzo fa il gol del 3-0. Certo. Però se c'è una cosa che posso dirti è che Lautaro secondo me in questo momento qua non è sufficiente. Non è lui. No, è vero. Però non è sufficiente. Non è sufficiente. Sì, non se noi allora se Martinez è un giocatore che non è da sufficiente. Sì, no, se il parametro è il vero Lautaro, sì, allora gli no, il parametro è un giocatore di livello altissimo. Io questi invece giocatori qua non li puoi più mettere come quando erano nella fase di aspettativa 4-5 anni fa. Ecco, hai usato proprio la parola che volevo dire io, l'aspettativa. Cioè io oggi gli do la sufficienza perché è un'aspettativa diversa dal vero Lautaro, perché allora, viene dall'infortunio. Però allora avresti messo Taremi. Però è uscito dal corpo dell'interismo e cerca di essere un po' più... No, ti dico come la vedo. No, io devo dare un insufficienza, io do gli insufficienza. Perché è troppo forte per giocare da 6 così. È distante dal suo standard. Fa sportellate, va a sbattere. Sì. Lo vedi che è in ritardo di condizione. Non è niente preoccupante. Lui è arrivato il 6 agosto e quindi era già in ritardo di per sé. Col Milan è pronto. In più, la settimana scorsa, il venerdì mattina, quindi sappiamo anche la data, perché ce l'ha raccontato Inzaghi prima di Inter-Lecce. Il venerdì mattina sembrava stesse aumentando i giri a faticamento muscolare. Michele, gli stanno facendo la piscina a casa, non è uno scherzo. Si sveglia la mattina presto, ma dopo dopo l'affaticamento che è venerdì scorso, e quindi il 23 ti interrompe una preparazione già tardiva. Tu oggi a 2 giornate dalla partita, è una partita, è il primo big match. Da capitano lui sente tantissimo la responsabilità. Ma non giustifica. E dice io ci sono. Non stiamo dicendo che sono 5 e mezzo, questo casino che dai 5 e mezzo. Potete mettere quello che volete, ma sto dicendo come è arrivato a questa partita. Non potete far finta di niente e decontestualizzare. Ha degli alibi, chiaro. Però noi stiamo dicendo il primo tempo di Lautaro. Dobbiamo valutare quello che vediamo, ragazzi. Quello che stiamo vedendo è... La prestazione è insufficiente. E tra l'altro, secondo me, in un paio di contrasti anche, non si è capito se è sofferente di suo o si è buttato per terra. Sonno. Cioè, non ha un bel atteggiamento. Cioè, lo vedi che sta facendo? Ha preso un paio di colpi. Due mezzi colpi. Come quello sempre, non è colpa della piscina. 10 minuti, Michele. Il fisico è straripante. Concetto è,
il 6 è la sufficienza. Tu non mi puoi dare 7 a Di Marco e 6 all'altro perché deve essere, perché sono due. Per me non è sufficiente. Per me è sufficiente insieme al portiere. Ma insieme al portiere anche, perché ha fatto un intervento e è andato male. E poi sul tiro di Samardžić è rimasto completamente fermo. Voto a Sommer, Michele. Però dare il sufficiente. No, però non è, non è, no, ha fatto un'unica parata. Secondo me non è brillantissimo in questo periodo. È stato reattivo, nel senso che però l'ha rimesso in mezzo. Allora, Michele, che sia stato reattivo su un tiro centrale. No, su un tiro centrale. Marco, tu poi vabbè sei portiere, quindi me lo sai spiegare. Secondo me la vita da no, dietro. Però ti chiedo, se io l'ho vista male, io ho visto che lui è andato in controtempo a destra. Lui è andato in contro. Allora, il problema è che non è che l'ha vista partire come pensava Thomas, che poteva sembrare da movimento il portiere. Thomas è stato portiere anche lui. In realtà, se guardi da dietro, lui la vede partire. Sì. Il problema è che anticipa il tiro Zappacosta e lui è ancora sul passo, sul passo, un po' in ritardo, sul piede quindi, sinistro. Okay. Però se prende gol lì, ragazzi, c'è la crocifigge, il tiro centrale. Tra l'altro, ha appena parlato Bastoni, adesso c'è questa nuova abitudine che si parla quando si torna in campo e non quando si esce, e ha un po' raccontato quello che sospettavo, cioè che a un certo punto, siccome fa troppo caldo, come spiegava prima Francesco, a Milano sono temperature ancora fuori da ogni media, hanno scelto sul 2-0 di scegliere di più i momenti, perché se no non arrivi al 95esimo con quei ritmi dei e primi questo è anche minuti. Segno di squadra matura che certo, sa sempre cosa fare in però campo. Però questo io lo specifico sempre. Grazie, c'è il cambio per ogni ruolo. Certo. Vabbè, però 5 le puoi fare, altri 6 devono fare. Ma sempre cambio per ogni ruolo. Sì, certo. Sì. Cioè, però dico, la differenza sapete qual è? Perché spesso si ricorda il primo anno di Inzaghi che l'Inter non aveva questa maturità, vero? Però aveva Dzeko al posto di Thuram. Dzeko non ti faceva fare la ripartenza come te la fa fare Thuram. Quindi se tu t'abbassi e riparti con Dzeko Lautaro non arrivi là come arriva Thuram. Giocatori sicuramente diversi. Tra l'altro oggi Paolo anche è diventato ufficiale dopo giorni Palacios, no? Sì, per un'operazione da 6 milioni e mezzo che con i bonus può avvicinarsi agli 11. Secondo me è una buona operazione perché un giocatore del 2003, vado a memoria se non sbaglio, mancino, bravo tecnicamente, ed è un'operazione che va un po' in controtendenza ma che rispetta la volontà della nuova proprietà, va in controtendenza con le abitudini di questi anni di Marotta Ausilio che hanno sempre preso. Attenzione, ancora ha lanciato nello spazio da Thuram, si deve un po' allargare il tiro fuori, bravo, di un tanto così, bravo, Michi, il freno armeno si è subito messo a viaggiare forte dopo soli 25 secondi, grande occasione per l'Inter. Deve rallentare per mirare la porta, allora gli rinviene un difensore della Nova che è velocissimo. Ragazzi. E prova a piazzarla sul palo lontano. Bravissimi loro a eludere le marcature, ma Gasperini non può difendere così all'inizio sia del primo che del secondo tempo, non esiste. Trovano difficoltà a no, ma a sono leggere in bambola totale nei primi guarda di nuovo, ancora Thuram di tacco, ora a servire Lautaro, devo dire che veramente Thuram è in fiducia, è straripante. Lui tra l'altro, questo, quando si dice l'Inter ha poca fame, quest'anno potrebbe avere questo pericolo della poca fame, ci sono un paio di segnali. Occhio Bastoni. Bastoni che si tolga un po' il viso, forse ha preso qualche pezzettino in testa. Ha preso un colpo alla testa. Si è risentito adesso per la gomitata dell'anno scorso. No, ha preso un piccolo colpo in testa da Bellanova. No, una testata. Non volontaria, ovviamente. Dolorosa, un contrasto aereo dove Bastoni ha anticipato Bellanova, poi Bellanova di testa gli tocca a sua volta, però Bastoni sembra già ripreso. Una cosa che volevo aggiungere a quello che ha detto Paolo su Pavlovic, è uno dei pochi centrali in Europa che dribbla come un fantasista. Sì, scusami, è uno dei pochi centrali in Europa che dribbla come un fantasista. Questi dati molto nonostante la fisicità. No, dicevo che è arrivato e lì si è imposta la volontà della proprietà, no? Perché aveva bocciato perché Marotta, Inzaghi, Ausilio, Hermoso, Riccardo Rodriguez. Invece è anche giusto cominciare. Attenzione! E il gol! Palla vagante lì in area di rigore dopo una rimessa laterale, resta lì e Thuram con la punta del piede la indirizza nel palo lontano. E allora, se ci fosse qui Simone Barbato, che cosa canterebbe? Meno male che non c'è. Ma adesso che non c'è ti metti a cantare. Esatto, per una volta che non c'è, non c'è una volta. Ma bucherei, insomma. 3-0 Inter, ragazzi, è un trionfo. Salutiamo Simone. Un trionfo. No, ragazzi, difende il Thomas Fiera non sbagliano mai, ragazzi. Michele, guarda e racconta bene come va. Sì, allora raccontiamo bene. Bastoni, la rimessa laterale che è quasi un corner. Palla che si impenna perché Bellanova di testa la
fa andare in aria, ma la lascia lì. Sì, quando prendo la palla scende giù tra Zappacosta e Thuram, Thuram si allunga e di piede, poi la indirizza pure, ma qua Jim City, anzi non Bellanova che l'aveva alzata a campanile, ma Zappacosta si addormenta praticamente. Che è il secondo gol che prende sugli sviluppi rimasti laterali. Tra Thuram e la porta. Facciamolo finire, però quando parla, se no non si capisce niente a casa. Allora, eh? Quando la palla si impenna, il difensore dell'Atalanta, anche se un esterno, Zappacosta, poi qui abbiamo un allenatore che mi può confermare, si deve mettere tra uomo e porta, invece cerca di allungarsi e un po' si addormenta. Allora Thuram nell'allungarsi è più bravo di Zappacosta, è anche più alto, sì, e la indirizza molto bravo Thuram, perché con la punta del piede la vuole proprio mettere nella ma deve stare lì Zappacosta? Ma no, ma Zappacosta si stringere, deve lavorare con l'uomo, con la palla. Infatti. Il discorso è che la reattività dei giocatori dell'Atalanta, soprattutto in questi inizi di tempo, è veramente pari allo zero. Guarda, l'ho detto un minuto reazione. Fa del 3-0. Bravo! E la dimostrazione è che prendere due gol, al di là delle difficoltà che sta nutrendo l'Atalanta in tutto, diciamo, l'arco della gara, prende due gol e sviluppi di rimessa laterale. Cioè, quindi vuol dire una disattenzione su palle da fermo, su situazioni che teoricamente dovrebbero essere preventivabili, incredibile. No, l'Inter, Paolo, grande ritmo, grande intensità, però poi è chiaro che negli episodi Atalanta ha difeso malissimo stasera. Sì, aiutata con due gol sporchi, voglio dire, aiutata nel merito ovviamente, certo, nel merito. Oh, però anche il rinvio di Jim City lì dentro l'area. Sì, ma dimostra una roba oscena, cioè, proprio mezza brutta, e mezza, proprio... non è stato una, hai capito? Sì, sì, e quindi sì, infatti, secondo me forse l'Inter non aveva bisogno già di questi aiuti, ma è chiaramente da bravo anche tu, tanto c'è un fallo in attacco di Retegui su Acerbi. E vediamo un po', non è piede, cattivo, piede, non è volontario, piede, però lo prende, Acerbi rimane un po' dolorante adesso a terra, speriamo niente di grave. Ricordo che Acerbi e Darmian, per esempio, ormai erano a fine ciclo con la nazionale, infatti non rientrano nel nuovo biennio, non sono stati convocati, come vi avevo detto anche Di Barella. Allora, sulla fame, per concludere il discorso, che l'Inter quest'anno può rischiare dopo il campionato vinto, come è successo al Napoli, per esempio, Thuram è uno di quelli che, come Lautaro, si sono tagliati due giorni di vacanze ed è arrivato due giorni prima, quindi il primo agosto anziché il 3. E oggi, a fine agosto, è il migliore dell'Inter dal punto di vista della condizione. Siamo già a 3 gol e anche, se vogliamo, l'autogol procurato. Ha raggiunto proprio Retegui in testa alla classifica cannonieri, ma soprattutto la brillantezza che ha, è straripante. Eppure ha un fisico grosso, di solito serve tempo. Però è elastico. Elastico. Non è un potente. Anche se l'anno scorso cominciò forte, anche forte, e poi è calato un non po'. Non ha il fisico di Lukaku, è diverso. No, no, non è il fisico di Lukaku, è diverso. Attenzione di Marco, il cross per Lautaro, che si coordina, la mette fuori. Che peccato il capitano che ruggisce, Barella lo va a convocare, lo va a consolare. Perché sì, proprio l'hanno inquadrato, ha fatto come il leone della Goldwyn Mayer quando ruggisce ancora una volta da film. Solo in mezzo all'area Lautaro, qua l'ha incrociata troppo, l'ha incrociata, non era proprio facilissimo, però, non è lui, però se fosse riuscito a metterla nell'angolino sarebbe arrivato un altro Eurogol. Barella capisce il momento del goleador che vuole assolutamente trovare il gol e lo va a confortare, comunque 3-0 con un Thuram show e anche Barella, grandissimo gol, il secondo. L'Atalanta, se voleva entrare in campo dando un segnale, ha dato il segnale che la partita va verso la conclusione, perché l'Inter l'ha praticamente quasi chiusa. No, di più, Michele, devono stare attenti. Certo, perché lui diceva 4-1, ma se va avanti così... Cioè, anche perché l'Inter è partita fortissimo nel primo quarto d'ora del primo tempo, nello stesso modo nel secondo. L'Atalanta non ci ha capito niente degli errori fatti nel primo tempo e ha fatto peggio, perché il gol del 3-0 è lo show dell'orrore in area di rigore, con tre giocatori che si guardano uno con l'altro, nessuno capisce nulla, e Thuram che sbuca intelligentemente. Atalanta, ragazzi, cioè, col mercato fatto, questa è una squadra che deve lottare per i primi quattro posti. Difensivamente parlando, è un disastro. A inizio trasmissione, la tua riflessione, secondo me, non è del tutto sbagliata. Cioè, ovvero, Atalanta ha fatto un ottimo mercato, uscita per la prima volta da una dimensione di squadra medio-grande a grande. Ti ritrovi, esatto, con responsabilità. Con dei comportamenti, a dover affrontare alcune dinamiche, può essersi comunque qualcosa ha disturbato. Ma l'Atalanta, i giocatori o l'allenatore? Le componenti, secondo me, tutto. Però chi è che tiene in mano questa situazione? Ancora Inter. Questa era ancora Inter con Acerbi. Break in attacco del centrale dell'Inter, che però viene anticipato. E ora arriva anche l'ammonizione per Retegui, che protesta. Anche qua ho qualche dubbio, perché mi sembrava che l'avesse rimontato Retegui. Non so se adesso sconta quel fallo in attacco involontario. Prima Retegui non ci sta. Adesso vedremo il replay. Potrebbe essere un po'
come la situazione che raccontavamo, ti ricordi Marco in quel momento? Sì. Vediamo, eh sì, Retegui ha ragione perché tocca lui la palla, non so se avete avuto però anche voi la stessa sensazione. Però l'Inter sono talmente forti, ancora di più quest'anno. Che se però non sia... qua il VAR non può intervenire, no, sui cartellini gialli non può il VAR. Perché è un'ammonizione, però sì. È una beffa per Retegui. Allora perché sono due gialli sbagliati. Questo però è ancora peggio perché... questo non cambia minimamente la partita, no, non sta a significare... però quello di Thuram non l'aveva visto nessuno, no, no. Questo qua mi sembra evidente che l'aveva recuperato, io l'avevo vista a occhio, però, tutto sul 3-0 è tutto più facile di Marco, mi sembrava molto interessante, cioè, quando poi si tratta di gestire una situazione difficile e complicata all'interno delle squadre con problemi, qua non ci sono dei problemi, ci sono delle aggiunte, c'è una responsabilità che sale, tu perdi col Toro, aspetta adesso che magari l'Inter fa il quarto gol. Cialanoglu, ancora Inter con Cialanoglu, Di Marco sull'asse di sinistra, il cross, deviazione in calcio d'angolo, cerca di rifugiarsi Bellanova in calcio d'angolo. Io adesso non so se è una questione di singoli, di difesa incerottata che aveva oggi Gasperini, però come avete detto voi prima, arrivano secondi o leggono male. Beh, sicuramente sono... non aiuta né l'indisponibilità di alcuni importanti e secondo me anche le scelte sue, perché ti ripeto, in panchina quelli che ha messo sono ancora Di Marco, il cross, attenzione la respinta della difesa, di Barella che carica il destro, il tiro fuori di un niente di nuovo. Bravo, alla destra di Carnesecchi, dove la palla di Lautaro, non ha niente neanche incontrare questi Inter, c'è da dire. Non si ferma ragazzi, adesso noi rifare... stiamo giustamente dicendo anche i demeriti dell'Atalanta, però i meriti dell'Inter sono tanti, aiuta neanche a incontrare. Sta facendo una partita all'Inter veramente da applausi stasera. Molto bene. Vuole replicare fra, chiudi pure 0. Il discorso che poi andiamo in pubblicità. La gestione, cioè quando tu diventi un grande allenatore, o sei un grande allenatore o sei un grande gestore. In questo momento Gasperini non mi sembra nessuno dei due. Perché per quanto io lo stimi, quando ci sono i problemi lì deve saltare fuori la personalità dell'allenatore che va a salvare le squadre con i casini politici, con i giocatori che se ne vanno a fine estate. Cioè qua Gasperini in questo momento mi sembra uno... che ha lasciato giù il coltello e i giocatori ci hanno, guarda l'atteggiamento dei giocatori in campo quando finisce l'azione, braccia lunghe sul corpo, sono sfiancati da coltello e non hanno via d'uscita. Duram che se la porta sul destro, si gira poi il tiro, Murato in angolo si arrabbia. Allora i giocatori dell'Atalanta sono in uno stato confusionale e depressivo, totale, mentre i giocatori dell'Inter non hanno intenzione di rallentare. Non puoi sempre perdere così con l'Inter, capisci quello discorso? Sulle ali dell'entusiasmo. Le dichiarazioni polemiche sul mercato che ha fatto nei confronti della società, poi dicendo delle inesattezze, no? In quella conferenza prima del match con Torino, 13 in meno rispetto alla finale di Dublino, che poi gli hanno fatto i conti in tasca e non era vero. Secondo me delegittimi un po' anche la squadra. Scusa Paolo, vediamo l'angolo, Cialanoglu, la palla in mezzo, ancora Thuram che la prende male. Qua si è coordinato bene ma l'ha colpita male, però ancora Inter, la palla non è uscita. E allora Cialanoglu può ritentare il cross, ancora per Thuram che di testa la rimette in mezzo. Attenzione a Mkhitaryan, il bastone, palla che arriva a Thuram! Gol di Marcus! Vai Thuram! La palla in aria! È un massacro ragazzi! Arriva da per no, ma hai visto che l'hanno spazzato in tre? Come i gol di Ticus dall'inizio del campionato. Nuova doppietta per lui, e il Thuram Show e l'Inter Show, Internazionale 4, Atalanta 0 dopo 55 minuti di gioco. Lezione di calcio al GASP. Pazzesco. Grandissima Inter. È chiaro che l'Atalanta in questo momento non c'è, però l'Inter ha iniziato il secondo tempo come una fuga. Cioè, qualsiasi palla che quelli dell'Inter buttano dentro l'area, la prendono gli interisti. Sì, ma neanche solo. Emblematico, guarda qua. Guarda che in 4-5. Qua nessuno va a prendere la palla. E non la prende nessuno. In 4 la ciccano. La riprende, ce la rimette. La ricolpisce lui, ritorna dentro, la ricolpisce Mkhitaryan, la ricolpisce Thuram. E loro? Bresciani si addormenta, Bresciani dorme. Le belle statuine. Ma tutti. Però la furia agonistica dell'Inter, ragazzi, Thuram è in gran forma, perché si crede su tutti i palloni, hai capito? Io mi devo fermare. Sembra vedere Thuram oggi? È presente quando giochi alle varie console di calcio, no? C'è quello più forte degli altri. No, c'è la modalità Super Pro oppure quella ingiocabile. Lui in questo momento è ingiocabile o Super Pro. Cioè gli altri non ci arrivano, li sposta con la mano, va a prendere un pallone e poi lo rimette in mezzo. Si fa l'assist da solo. Sì. Cioè oggi si è fatto un assist da solo sul 3-4-0. Cosa fa? L'1-2 dentro il calcio d'angolo. Esatto. Cioè, poi li porta anche a casa, giocatore d'Atalanta. Li accompagna a Bergamo e poi torna indietro stasera, vedrai. Ha fatto due gol e ha propiziato l'autogol iniziale, praticamente tre gol su quattro quasi, due gol e mezzo. Esatto, con i due gol di Genova. Allora lui ha detto, siccome è un discepolo, tra virgolette, di Thierry Henry, che Henry gli ha insegnato ancora più del padre, essendo comunque un attaccante, a differenza del padre che appunto era difensore, grande difensore,
che la cosa importante per un attaccante è quello di far parlare i numeri. E siccome lui il suo record di gol è 13, sia il primo anno di Inter che l'ultimo anno al Borussia Mönchengladbach, quest'anno si poneva l'obiettivo di arrivare a 20. Però non giocava da punta al Borussia. Rispondi. L'ultimo anno giocava l'esterno. Sì, era un esterno però. L'anno scorso 13, può però ti sei risposto alla domanda perché prima Thuram, invece di passare a Lautaro, ok, punta la porta, cioè, Mkhitaryan, punta la porta. Però Marco, lui è anche uno che ha grandi numeri negli assist. Sì, però alla fine, chi ti fa la differenza, che ti fa guadagnare i soldi, sono i gol, non gli assist. Cioè, lo dico da attaccante. Da attaccante, ti dico, da mercato, se uno conta avere 20 gol in campionato, un conto averne 13. Però se fai segnare. Attenzione all'Atalanta, ora che prova almeno a, diciamo, salvare l'onore. Il tiro di Pasalic è alto sopra la traversa, si è girato e ha tirato, fischi ora dagli spalti per questo tiro alto, però almeno l'Atalanta dà per la prima volta nel secondo tempo dopo 18 minuti un segnale di presenza, perché finora veramente in campo, adesso l'abbiamo raccontati, no, però i gol, ma anche i quasi gol, perché sono arrivati due gol e due quasi gol, sempre con palle mezze e mezze in aria, dove quello dell'Inter arrivava con la forza e la voglia ed era già in vantaggio, quello dell'Atalanta si addormentava e non reagiva. E quindi il risultato 4-0 è lo specchio anche di quello che stiamo vedendo dall'inizio della serata. Che le parole riguardo prima, l'importanza dei gol, io so, ti ricordi, so che di Milan non sei molto esperto, però di Milan di Ancelotti c'era Rui Costa che faceva 17 assist a stagione e 0 gol. Okay, veniva criticato, è arrivato Kakà, 12-13 gol al campionato, era un talento molto più giovane, però è rimasto nella memoria, diciamo, collettiva di tutti. Ecco. Sì, poi dipende anche dal ruolo che uno è, anche perché Thuram se ne parla tanto entrambi, anche in ottica nazionale, non ha fatto un grandissimo europeo e in Francia lo vorrebbero, anche Deschamps lo vorrebbe come erede di Giroud, ad oggi ancora non l'è stato. Tu hai detto non ha fatto un grandissimo europeo, ha fatto 0 gol, pessimo era europeo. Un eufemismo, non ha fatto un grandissimo europeo, nel senso che poi ha perso proprio il però posto. Però all'Inter in 3 giornate ne ha fatti 4. Ha perso anche il posto, voglio dire, sta, probabilmente l'Inter lo usa procurato meglio di come lo usa la Francia, c'è anche proprio come esatto, questa è la differenza, perché lui gioca sempre con le due punte Inzaghi, mentre Deschamps spesso gioca col tridente, però anche un po' ai mille ali forti e giochi con il tridente. Faccio con le un'altra ali. Domanda, qualcuno ha visto oggi Di Marco nella posizione di terzo di sinistra? Quinto di sinistra, no, ma quinto sarebbe. No, parlo della nazionale io. Ah no, certo. Ah, ok, sì, ok. No, sì, no, per capire che no, i giocatori, sì, cioè, per farli rendere devi anche metterli dove stanno, dove stanno stare. Certo, certo. Di Marco non può fare il terzo di sinistra nei tre centrali come Bastoni il centrodestra. Come esatto, come Sarri Mekers non può fare Hernández. Sì, sì. No, è vero Paolo, cioè, guardando l'Inter come è rientrata subito in competizioni, no? Ti viene quel da pensare che quest'estate c'era un blocco Inter in nazionale, non abbiamo visto niente di tutto tranne ciò, tranne la prima partita di Barella. Beh, se ti ricordi, forse quelli del blocco Inter. Attenzione all'Atalanta con Zappacosta, ma il cross attraversa tutta l'aria, esce dall'altra parte, scusate. Vai Paolo. Barella è un po' incontinente perché lì non c'era l'azione, no? Invece ha voluto entrare. No, c'era Zappacosta, no, scherzo. Arrivavano in decima. Ha sbagliato il cross. No, vabbè. No, dicevo, però c'è stato quell'episodio quando Spalletti ha risposto in malo modo a quel collega. Bellissimo. Di Radio 24, ti ricordi? Certo. Su un patto con il giocatore, probabilmente in quella partita cos'era? Quella con attenzione ancora Samardžić che va in slalom in mezzo a tre e poi tira deviazione di Acerbi, calcio d'angolo. Sì, era la terza partita del era tiro, Italia-Croazia, bravo. Sì, contro l'Inter. Cioè, contro in più hai preso le imbarcate terrificanti nelle ultime stagioni. Questa è una squadra che deve puntare ad altro, non è più l'Atalanta di 3, 4, 5 anni fa. È un miracolo che è diventato tale. Quindi, e che sta crescendo. Contro l'Inter è peggio Gasperini o Pioli? Guarda, fra tutte e due. Ma infatti si va a vedere l'atteggiamento che hanno, sono entrambi, quando vanno a sfidare, a parte che entrambi non ci capiscono. Cioè, a parte che comunque incontrare l'Inter non è facile, okay? No. Perché è una squadra oggi che sa attuare diverse fasi, sa stare bassa, sa stare alta, sa fare possesso, sa non fare possesso. Di fatto però tutte le strategie che mettono in campo sono pessime, perché poi lo stesso Pioli a un certo punto lo confessa, abbiamo provato a stare bassi, abbiamo provato a stare alti, abbiamo dovuto provare uomo contro abbiamo avuto possesso palla i primi 5 minuti. Abbiamo avuto, quella poi è stata clamorosa. Il problema della paradossalmente la similitudine che hanno quando prendono le imbarcate tutte e due e quando vanno a giocarsela uomo contro uomo vanno a prendere oggi l'Atalanta che però sarebbe il calcio di Gasperini, giusto? Quindi quello che l'ha portato chissà in alto. Fonseca cosa potrebbe fare, ti dico anche quello. Ma forse però peggio, però perché forse peggio finale col Bayer Leverkusen l'hai gestito in un altro modo,
anche difensivamente. Sì, vabbè. Però aveva altri giocatori in campo. Hai trovato Lookman. Posso dire una cosa, Francesco? C'è un problema. Se la squadra ha un'identità, però la fai con la prima o con la seconda rosa? A prescindere dai risultati, allora, l'identità deve essere quella. Oggi tu hai commentato negativamente le parole di Gasperini quando dice avrei voluto incontrare un altro momento. Secondo me dietro questa affermazione c'è anche il discorso che per attuare il calcio dell'Atalanta devi stare bene fisicamente. L'Atalanta è arrivata l'anno scorso a fine campionato che stava da Dio, volava come nelle coppe. Però come perché partita l'anno scorso? Come è partita l'anno scorso? Male? L'anno scorso è partita con il baricentro basso, noi commentavamo l'Atalanta che stava con il baricentro basso e che perché sapeva c'erano dei Ketelaar con Bennett, tutti quelli c'erano che tutti, però non stava bene fisicamente. Cosa faceva l'Atalanta? Prima di tutto non aveva gli occhi addosso come ce li ha quest'anno. Sì, non è partita male come quest'anno, però quest'anno però stava bassa e tutti dicevamo sa giocare anche un altro tipo di calcio, sta più bassa perché non aveva la forza fisica andare alta, ma appena sta bene l'Atalanta comunque riesce a esprimere tutte quelle senz'altro. Adesso sta come per vari motivi. Però capisci che tu sei alla terza giornata di campionato e hai preso 6 gol nelle ultime due. No, ma allora, ma ti dico, guarda, che vuoi giocare per lo scudetto, ragione, serve uno step in più e, non, se l'hai fatto sulla carta, perché la vittoria dell'Europa League non hai saputo gestirlo, come tutti i problemi che hai. Mi viene in mente Paolo guardando come Inzaghi gestisce il gruppo che, e anche vedendo poi i risultati, che diventa anche difficile trovare spazio per i Zielinski, i Taremi, Frattesi, perché chi è che togli qui onestamente? Occio, dai, attenzione, ancora l'Inter in avanti con Taremi che serve Arnautovic ancora per Taremi, dai, come si fa? Arnautovic qui fa Arnautovic fa qualcosa di inguardabile. Io ho capito io raccontiamo la prima a casa perché sennò non hanno capito. Allora c'è Taremi che si invola, Taremi se ne va molto bene perché lui a rubare palla, sono due contro uno, la dà Arnautovic, benissimo, che deve solo segnare e invece vuole ridarlo a Taremi che intanto è marcato. Secondo me Taremi ha pensato non ci credo che me la ridà, No, ma poi ridagliela bene, cioè Taremi, nel senso gliela dai male, ma gliela dai contro uomini addosso, non gliela devi mai tirare in porta. Sai Taremi cosa ha pensato? Ho capito perché il nostro direttore ha provato a portarsi a casa parametro zero. Ancora Arnautovic si mangia un gol incredibile, ancora di più, palla al centro della destra e praticamente sulla linea, quasi dentro la porta, riesce toccandola a farla andare sopra la traversa. Allora, secondo me lui colpisce la palla lui più che lui la palla. Guarda. Vedete, colpisce la coscia esterna perché lui quasi si lancia nello spazio per cercare di inserirsi. Capite perché il direttore Marotta ha provato quest'estate a prendersi Chiesa a parametro zero per l'anno prossimo? Però questa cosa, allora Arnautovic nei due anni del Bologna ha fatto 14 e 10 gol. All'Inter è entrato in un loop di uno che si mangia i gol a porta propria. Quando arriva davanti alla porta, lui la passa, ha paura! Sì, però Michele Thiago Motta l'aveva fatto fuori. Sì, è vero, con Thiago Motta l'aveva fatto fuori. Però non era questo che era forte Non era l'unico a dirlo, se l'ha detto. Cioè io mi ricordo che Maldini lo voleva portare al Milan, Ma io era un'idea. Io l'anno scorso ero per Taremi, Demiral e non Pavard. Pensa un po' che avrei fatto. Non è scarso, lui è in confusione totale, che è un'altra cosa. Adesso in questa azione ha avuto la pressione addosso, perché lì quando gli gioca la palla devi calciare in porta. Su 4-0 la pressione addosso. Lui proprio come uomo. Possiamo dire perché ragazzi, possiamo dire che questa sarà una delle poche, però non è stata un'ottima mossa di Marotta, perché comunque tu hai preso uno che di 35 anni, che ti ha costato 10 milioni di cartellino, e che comunque guadagna poco sotto i 3 milioni. Correa, cioè, veramente non ha fatto una bella cosa. L'unica cosa gli hai fatto un biennale, se non sbaglio, sì, quindi a fine anno, esatto. Sì, meno male. Però ti ha costato 10 di cartellino. Paolo, ti vengo dietro. Compro anche i vari Anelka e Bentner nelle Juventus di Conte e di Lippi. Gente che non la strusciava neanche per sbaglio. No, ma nel senso che lì c'è stato troppa spinta su questa filosofia del prendere i giocatori tra virgolette. Paolo, l'anno scorso pronti, posto di Arnautovic, ma lui non era zero. L'Inter, il progetto era troppo vecchio, non troppo Pavard, ma era Lukaku. Poi con Lukaku che rivoluziona tutto il mercato per tutto quello che poi attenzione all'Atalanta che ora prova a segnare un gol con Retegui. Riaprirla saresti stato molto ottimista. L'hai bevuto lì nella a segnare un gol. Ti sei fatto un sciottino di vodka di nascosto. Detto questo, Retegui qui si incarta.
di stavolta no, sì, che avevo detto era stato il meno peggio dell'Atalanta, però stavolta Retegui poteva fare molto meglio e quindi non riesce a battere Sommer, si fa deviare la palla dal difensore che rinveniva su di lui. Attenzione ancora all'Atalanta che prova a fare un ultimo tentativo per chiuderla con il gol della bandiera, ecco, va bene così, sì, il meglio. Gol della bandiera, vediamo se ci riesce. L'Inter ovviamente vuole chiudere con clean sheet. Attenzione, palla al centro, il colpo di testa è di Mkhitaryan che ancora ne ha per aiutare anche la fase difensiva. Attenzione però l'Atalanta che ci prova ancora con Brescianini, può essere fuori gioco ma si controllerà solo in caso di gol. Attenzione, palla al centro, respinto ancora da Darmian, anche lui che tatticamente ora si arriva alla segnalazione. Però guardate l'Inter come non vuole prendere neanche un gol inutile. Ma non lo, possono andare avanti due giorni con c'era tanto. Il fuorigioco netto mai oggi. Adesso l'hanno fatto vedere. Però io mi chiedo, ma questa cosa che alzano la bandierina sempre a scoppio ritardato, è perché? È il regolamento questo. Certo. Sì, ho capito, però quando è evidente e la alzano poi alla fine dell'azione, perché dopo non hanno più il dubbio? Perché gli arriva la comunicazione. Però se tu metti caso che sbagli alzandola e fermi l'azione, poi dopo non puoi più tornare indietro. No, però aspetta, però lui dice se è evidente. Sì, dai. Se è evidente, pigliati la responsabilità. Poi detto è ovvio tutto, che gioco. Oggi cambiano tutto il protocollo, ok, però se è evidente, cioè. Allora a sto punto eliminiamo i guardialini. Attenzione Arnautovic, ancora un'altra possibilità. Vai. Vediamo se ce la fa. No, ma la passa ancora. Ma cosa fa? La passa ancora. Oddio, ma vogliono aiutare a segnare, guarda. Gliel'hanno ridata. Intanto fuori gioco, che salva Arnautovic. Ragazzi, questo ragazzo ha un problema mentale con il gol. È scarso, non ha un problema mentale. No, ma non è vero, perché in carriera, i gol li ha fatti sempre. Occhio che i problemi mentali che fuori gioco. No, mentale per il gol. Lui l'ha detto, non è che non stiamo diciamo cose che poi possono essere malinterpretate, ovviamente ci riferiamo alla pressione, ma lo so, per carità. Hai fatto bene a spiegarlo, bravo. Specificare fischio finale, Michele. Fischio finale, finisce 4-0 come nello scorso febbraio. Inter che si può dire asfalta l'Atalanta partendo forte nei primi 10 minuti, prima autogol di Jim City su cross di Thuram, poi c'è Barella che fa un eurogol. Poi ci sono diverse occasioni, ma soprattutto all'inizio del secondo tempo l'Inter riparte di nuovo forte, l'Atalanta invece entra in campo tutti e due i tempi molto male, arrivano i due gol di Thuram che è bravo in area di rigore con la punta del piede due volte a approfittare di dormite dei giocatori dell'Atalanta e a fare la sua doppietta che insieme alla doppietta di Genoa lo porta a 4 gol nella classifica cannonieri, grande protagonista Thuram, Inter 4. Atalanta 0, Thuram a 4 gol nella classifica marcatori. Il titolo che sceglie la nostra redazione, un Inter devastante, umilia una pessima Atalanta. Diciamo che sono due concetti che c'è già che una dichiarazione di Inzaghi, no? Verso Fonseca per il derby del 5. Cosa gli ha detto? Tranquillo, al derby mischiamo le squadre. Bene. Allora, Inter 4, Atalanta 0, il divario poteva essere anche più ampio, questo la dice tutta sul tipo di partita che abbiamo visto. Grande Inter, pessima Atalanta, dobbiamo capire un po' dove sta il fulcro, no, di questa sfida. Michele, intanto ti chiedo i migliori e i peggiori. Sì. Li avevi fatti nel primo tempo, avevi messo Thuram, che non rimane. Ho dubbi che lo confermerai, penso che magari gli alzerai il voto a questo punto. Sì, infatti Thuram mette la freccia e scavalca Barella al primo posto degli app, cioè da 7,5 passa a 8,5. Thuram con due gol, un autogol procurato, una serie di giocate, proprio fisicamente sta benissimo, straripante. E quindi 8,5 Thuram, il migliore in campo per me. Poi mettiamo al secondo posto Barella, lo confermo con 8, perché ha fatto comunque una partita e un gol, ripeto che è una gemma, e quindi quella gemma la premiamo con l'8. Così quindi come allora aspetta, abbiamo Thuram 8,5, Barella 8, giusto? Barella 8, okay. Il secondo. E il terzo e ultimo, io confermerei Di Marco, perché ha fatto una partita totale anche nel secondo tempo, ha sfiorato anche il gol più volte. È vero che, va benissimo Di Marco. Di Marco gli diamo un bel 7. 7 per Di Marco, che è anche insomma il voto di tanti, perché il 7 è la media di tutta la squadra, anche 7,5, ecco, un Inter di alto livello. Allora, poi per quanto riguarda i down, allora stavolta compaiono i down. A Lautaro gli diamo 6 meno,
Mamma, sei meno, non ce la fa, non ce la fa, non ce la fa, sei meno, non si fa, è innamorato, ma non l'ha mai strisciato, ha fatto la partita da 5, ma dai, Michele, dai, però perché, spiegaci il tuo sei meno e poi dopo glielo contestare, prima gli hai dato 6, adesso perché sei meno, cosa è cambiato? Perché anche nel primo tempo, sia nell'occasione del primo gol, era andato sul secondo palo, aveva conquistato le punizioni, nel secondo invece proprio la forma fisica è andato sempre più spegnendosi, fino a chiedere il cambio l'ha chiesto lui. E dagli 5 poi mezzo. Poi ha sbagliato quel gol davanti alla porta. 5 e mezzo. Ma ripeto, tu puoi dare qualsiasi voto, ma devi avere un criterio. Il mio criterio è, si parte dall'aspettativa. Perché se tu ti aspetti Lautaro vero è anche 4. Lautaro vero è anche 4. Il Lautaro di oggi, che io so come sta, per me è un 6 meno. Stasera goleata, hanno segnato tutti, no, lui ragazzi, non riesce. Vabbè, comunque. Dopo vi racconto una cosa che c'entra poco con i voti, perché è uscita un'immagine divertente. Andiamo avanti. Va bene, poi Arnautovic, per forza lo devo mettere nei down. Arnautovic. Se ne è mangiati due. Quanto Arnautovic? Arnautovic gli ho 5, mi dispiace, però è proprio una condizione, ripeto, mentale. Lui ha questa ossessione adesso di dover dimostrare che sa fare i gol. Ha fatti tutta la carriera i gol, è il secondo marcatore della nazionale austriaca. Ha segnato quando è stato in Cina, in Inghilterra, in Italia. Non 30.000 gol. Però? E qui l'aspettativa qual è? Arnautovic non sta male. No, qua l'aspettativa è che il gol a porta vuota almeno me lo fa. Invece neanche quello. Ma almeno ci è arrivato lui. Ma che ci è arrivato? L'hanno messo in porta 3 volte. Una volta l'ha tirata fuori. Tanto che hai Arnautovic, ti aspettavi che facesse Marco, ha imbrigato lui perché a un certo punto hanno provato a segnare con Arnautovic come il flipper. Io ti colpisco e la palla va dentro. È riuscito a cacciarla dalla porta. Stavo valutando le differenze, le disparità, come si coccola. Ma che disparità? Ma Lautaro in campo è un riferimento per tutti. Arnautovic invece è uno che oggi devi aiutare. Lautaro ti aiuta. Lo state facendo arrabbiare nonostante abbia vinto 4-0. Ma ragazzi, ma Lautaro in campo per i compagni è un riferimento anche quando non va a Miller. Sì, anche quando non è in campo. Però Michele, queste sono considerazioni di carattere generale. Fa parte del gioco. No, ma dico, sono considerazioni di carattere generale che vanno bene sempre. Sì. Ma stasera non c'era bisogno né di riferimenti per l'Inter né di leadership. Cioè ha fatto una partita obiettivamente insufficiente. Esatto. Sì. Si chiami Lautaro, si chiami Vlahovic, sono partiti insufficienti per attaccanti del genere che guadagnano anche ma cifre sono d'accordo del genere. Paolo, sono d'accordo con te. Infatti la discussione è sul grado di insufficienza. Per me è lievemente insufficiente, per qualcun altro è più insufficiente. Vabbè, insufficiente vuol dire 5, perché 6 no, è sufficiente. Vuol dire che non arrivi alla sufficienza, quindi 6 meno non arrivi alla sufficienza. Cioè Arnautovic, scusami, Arnautovic che davanti al portiere da solo la passa indietro a 3 giocatori della Atalanta, non è 4? Ah vabbè, se vuoi andare a Madrid, Arnautovic va bene 4. Arnautovic va bene 4. No, nel senso non mi date 5,6 a Lautaro. No, ma non gli metto Francesco, sai, no, lo giustifico il 5 perché comunque è entrato negli ultimi 10 minuti. Cioè se mi avesse fatto un tempo così. Tu vai ancora la Pinettina a fare interviste? Come? Vai ancora la Pinettina a fare interviste? Sì. Ah, per quello vuoi dare l'insufficienza all'altro? No, ha paura. Ma guarda che io... Sono mica tutti come me che date il 4 da Allegri già dopo una continuazza. Voi ragazzi, il terzo, ci vuole fegato. No, non c'è un terzo. Anzi, un 3,5. No, però Francesco, guarda, allora io adesso non è che mi posso augurare... No, però dico io, qualsiasi giocatore dell'Inter, da quelli simpatici a quelli magari non no, simpatici. No, ma il calcio io non se devo mettere simpatia. 4 o 2, o anche da 0 a 10 mi piace mettere i voti, lo metto. Però ripeto, dipende uno il criterio. Tu puoi mettere nel criterio se è un riferimento in campo. Cioè l'Inter quando gioca con Lautaro che vabbè, non sta la mamma bene di Lautaro, se fossimo a scuola, ti direbbe, la mamma di quell'altro ti direbbe, però perché mio figlio che ha fatto male uguale ha preso 4 e mio figlio 6 meno? Ma t'ho detto, perché con Lautaro non giochi mai in 10. Sei un docente un po' strano. Non giochi mai in 10 con Lautaro, non ti tradisce mai a livello di presenza in campo. Invece l'altro oggi è uno che è un periodo... Vabbè, comunque, insomma, vabbè, a prescindere da questi due, discutere, dai, diciamo vabbè, che ci sono poi... Sugli app siete d'accordo? Sì, sono d'accordo. Ok, ma io la mappa anche a Borrelli. Io mettevo senza voto. Arnautovic, perché è pazzesco. Io Arnautovic ci mettevo senza voto. Io. No, né 4 né 3, senza voto. Perché non ti puoi, ma non ti puoi presentare 10 minuti e fare quella prestazione. Senza voto quando non la tocchi. Senza voto se giochi troppo poco, non la tocchi. Senza voto, Arnautovic. Senza voto può essere anche positivo. Senza voto diventa quasi un voto. Ma io senza voto lo do a Rocchi. È stato beccato in tribuna di fianco alla dirigenza dell'Inter, perché ovviamente sono i posti ospiti, con l'auricolare, perché era collegato, ovviamente per sapere, con il braccialetto dell'Inter.
Ma credo sia il braccialetto della tribuna VIP, senz'altro, che ha i colori della società. Senz'altro è quello del... Senz'altro. Il braccialetto, ma visto anche in vacanza, che qualcuno a fine maggio chiedeva dove è Rocchi, la risposta ce l'abbiamo oggi, dove è Rocchi. Era in tribuna dell'Inter con braccialetto dell'Inter. Se vuoi di Rocchi, ti racconto dei precedenti con l'Inter, dei tempi già di Moratti, Inter-Napoli, quando andò a espellere giocatori dalla panchina. Però Marotta non era ancora il dirigente dell'Inter. Ah, quindi dici che Marotta... No,